Ben trovati un nuovo appuntamento con l'ex cattedra pillole quotidiane dedicate al calcio Foggia 1920, un appuntamento settimanale, lo ricordo, dal lunedì al venerdì. Avrà metabolizzato il Foggia, il KO interno di sabato scorso contro la Z Picerno, e la domanda ricorrente che insomma incalza in questi giorni che dividono dai due prossimi impegni che sono accostati, ravvicinati davvero fra di loro, perché la formazione di Fabio Gallo tornerà in campo sabato prossimo alle 14:30 sul campo della Virtus Francavilla, e poi mercoledì successivo allo Zaccheria riceverà nella semifinale di andata di Coppa Italia la Juve Next Gen. Sono due appuntamenti rispetto ai quali, insomma, il Foggia si spera arrivi nelle migliori condizioni psicofisiche possibili, primo perché, insomma, c'è da reagire immediatamente alla brutta scivolata di campionato, e poi perché c'è l'intermezzo di Coppa al quale probabilmente in casa rossonera si guarda con un occhio particolare, perché può essere, come andiamo ripetendo ormai da qualche tempo, la scorciatoia per arrivare il più in alto possibile negli spareggi promozione, nei cosiddetti playoff. Il problema è capire anche con quali effettivi il Foggia arriverà a giocarsi questi due prossimi impegni così ravvicinati fra di loro. Immaginiamo, insomma, che non dovrebbero registrarsi grosse novità per quel che riguarda il fronte mercato. Al momento si sono registrati soltanto due ingressi. Si tratta di due difensori centrali che vanno a implementare la retroguardia rossonera, che aveva bisogno di puntelli. Sapete, conoscete i loro nomi. Si tratta dello spagnolo Rutiens e del croato Kontek, due giocatori che anche sul piano della personalità dovrebbero consentire al Foggia di fare un bel salto in avanti. Ma da queste parti si aspetta soprattutto che la campagna di rafforzamento porti giocatori di peso, di qualità, soprattutto a centrocampo e in attacco, senza dimenticare che c'è un problema legato al ruolo di portiere che in qualche misura, in qualche maniera, andrebbe affrontato e risolto con il Francavilla e poi successivamente con la Juventus. Vedremo nuovi volti in campo? Beh, probabilmente, se ci sarà qualche novità di formazione, potrebbe riguardare l'utilizzo di uno dei due difensori centrali. Non pensiamo, poi non immaginiamo, a meno che, insomma, poi arrivino nel frattempo anche ulteriori puntelli sia per il centrocampo che per l'attacco, a meno che non arrivi evidentemente gente già pronta a scendere in campo, gente che non ha perso il ritmo partita, che ha giocato di fatto fino alla scorsa se settimana e che può dunque dare subito un contributo prezioso, non tanto negli equilibri della squadra, perché quelli si possono affinare soltanto con il tempo, ma per esempio lì davanti, nella linea avanzata, il Foggia ha bisogno decisamente di un giocatore di peso, di un centravanti che riesca a finalizzare la manovra offensiva. È lì che c'è una deficienza evidente che, come dire, balzata agli occhi anche non più tardi di sabato scorso nel match con il Picerno, perché immaginate se sul 2-1 quella palla di Jacoponi fosse finita magari
sui piedi di un giocatore che ha confidenza con il gol, che ha mestiere soprattutto negli ultimi metri, forse la partita, anzi, senza forse, la partita prendeva un'altra piega e non staremo qui a parlare di una sconfitta. Non ci resta che attendere quelle che saranno le evoluzioni di mercato, ma è chiaro che il tempo stringe e bisogna correre ai ripari il prima possibile. Ciao!